questo per noi, non lo neghiamo, è anche uno strumento per cercare di fare una rete anche con quel pezzo del mondo del lavoro, appunto dei migranti, che non abbiamo ancora ben organizzato, perché se penso al 30% di presenza di migranti nell'ufficio vertenze non rappresenta il 30% della rappresentanza sindacale in provincia d'Arezzo sui migranti. Su 2.738 vertenze attivate nel 2018 dalla CGIL di Arezzo e Montevarchi, 758 hanno interessato cittadini stranieri, un dato quasi raddoppiato rispetto al 2017. Fare un lavoro in questo momento che può sembrare settoriale solo sui migranti sia uno strumento per dare più diritti a tutti, perché se si abbatte il caporalato, se si abbattono le condizioni per cui c'è chi lavora per 2 euro l'ora, credo che tutti, in primis gli italiani, ne possano trarre beneficio. Da qui nasce l'idea di un corso che vede la collaborazione di Oxfam e Arci per alfabetizzare in tema di diritti dei lavoratori i migranti, per adesso una trentina. 4 i corsi di 2 ore ciascuno a luglio ed altrettanti ad ottobre. L'obiettivo è quello di fornire informazioni di base, non solo quindi su quello che è il tema dell'orario di lavoro, dello straordinario, della retribuzione minima e quindi delle forme comunque di contrattualizzazione previste, ma anche di quelli che sono gli strumenti per l'accesso al lavoro, quindi per l'incontro della domanda e l'offerta, quindi i centri per l'impiego, il loro ruolo e quindi che sono anche le altre forme di appunto accesso alla domanda e all'offerta di lavoro.